Allora, sì. Queste che vedete sono occhiaie molto accentuate, non posso dirvi bugie, ieri sono andata a letto molto tardi. Sono andata a letto molto tardi perché ho iniziato a leggere questo libro e volevo continuarlo fino ad arrivare alla fine, cioè sono proprio partita in quarta, l'ho iniziato intorno boh, alle 11 e alle 2:30 ero ancora lì che leggevo. Non riuscivo a staccarmi, quindi oggi mi sono ritrovata ridotta in questo stato pietoso, dovevo registrare dei video e allora ho detto per quale motivo non fare un bel momento verità, un bel momento fuori dal filtro che divide gli spettatori dai creator. Quindi eccomi qui. Nel frattempo però non vi ho ancora salutato, sono una gran maleducata. Ciao a tutti, io sono Giulia, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi mi accompagnerete un po' in quelle che sono le faccende quotidiane della mia vita. Ho scelto questa giornata appositamente perché è forse una delle più tranquille delle ultime settimane. È sempre stato tutto molto frenetico nell'ultimo periodo, tra casa nuova che stiamo finendo finalmente di sistemare, la tante altre cose che si sono dovute incastrare, quindi oggi ho pensato è la giornata ideale. Tra l'altro, proprio oggi, oltre a parlarvi un po' di quelle che sono state le mie letture di gennaio, quindi vi faccio anche un bel wrap up, oltre agli aggiornamenti di lettura su Ninfee Nere, oltre al mostrarvi anche la mia TBR 2024, quindi i libri che vorrei leggere assolutamente quest'anno, proverò per la prima volta la skincare coreana. Onestamente io non so ancora che cosa si intenda specificatamente con la nomea skincare coreana, per cosa si differenzia dalle altre skincare, forse le fasi, non lo so, mi devo informare. Fatto sta che oggi la farò per la prima volta e sfrutterò il kit, diciamo, il set completo che ho regalato a mia mamma a Natale di Yepoda. Sapevo che alla fine l'avrei utilizzata anche io, però insomma voglio fare un test per vedere qual è poi la differenza sulla pelle. Non so se sia un tipo di prodotto che agisce nell'immediato o se invece è a lento rilascio, no, non a lento rilascio, tipo che ne vedi i risultati dopo diverse volte che lo utilizzi. Vedremo, sono molto molto curiosa. Questa è la box con tutti i prodotti dentro. Questo dovrebbe essere un manuale di istruzioni per come farlo, adesso lo leggeremo. Qui ci sono già dentro tutti i prodotti, queste credo siano tutte le fasi. Or dunque, mamma mia, ma cioè. Per carità, è un momento, un ritaglio di tempo per rilassarsi, per prendersi cura di se stessi, ci vuole sempre e questo ti obbliga proprio a fermarti, a rallentare, mi piace. Però caspita, farlo tutti i giorni è difficile alla mattina, soprattutto quando sei di fretta, magari la sera, ecco. Ok, il quinto step è differente se lo si fa alla mattina o alla sera, cioè sono due prodotti diversi da utilizzare, quindi oggi utilizzerò quello della mattina. Tengo di fianco a me sicuramente il manuale con tutte le istruzioni, ma mentre faccio questa bella skincare, mi ascolto su BookBeat Ninfee Nere. L'ho trovato, sono contentissima perché ci sono appunto situazioni come queste in cui al posto che ascoltare musica mi piacerebbe poter leggere, prendermi cura di me stessa senza rinunciare alla lettura e quindi gli audiolibri ho scoperto essere un metodo molto efficace. Non hai idea quanto, senza contare il commercio di corna di gazzella. Recensione di questa prima esperienza con la skincare coreana. La pelle è molto liscia. Io ho appena messo l'ultimo passaggio, quindi la crema, e mi capita solitamente di non mettere la crema alla mattina, ma di utilizzare subito un prodotto preso da Kiko che fa da base. Adesso non so se sia il primer, forse si chiama primer, non lo so, è comunque un qualcosa che io ho chiesto appositamente alla commessa per non dover mettere della crema, ma per mettere comunque una base che andasse un pochettino a inumidire la pelle, a idratarla, per poi far sì che non spurghi, diciamo così, perché io mi ritrovo a truccarmi se mi metto la crema la mattina e ad avere dopo 2-3 ore già
quella sensazione di sporco sulla pelle non mi piace, quindi o evito di mettere la crema, che però è una cosa sbagliatissima, oppure appunto utilizzo questo prodotto che per ora lo trovo molto valido. La crema che ho messo come ultima fase per il momento mi sembra rimanga comunque molto secca, per quanto la pelle la sento bella rimpolpata. Mi è piaciuto tutto, lo rifarò sicuramente, sperando che mia mamma me lo conceda. Pelle fantastica, ma una base di trucco però ci vuole. Per quanto riguarda i libri letti a gennaio, questo è il risultato che ho portato a casa. Due libri. Dopo aver fatto una grandissima scorpacciata a dicembre leggendo 27 libri, a gennaio ho decisamente rallentato. Più che altro perché gennaio è stato un mese molto molto pieno da un punto di vista di attività da fare, ecco. Ci sono stati tanti lavori da fare nella casa nuova, ci sono state tante cose da organizzare in vista appunto del nuovo anno, anche con viaggiare coi libri. Abbiamo dovuto cominciare a calendarizzare gli eventi, i primi eventi del 2024, a seminare tutta una serie di progetti che prenderanno vita nel corso dell'anno e quindi insomma ci sono state tante tante cose da fare e il tempo per leggere è stato relativamente poco. Questo libro lo avevo già letto, forse non del tutto terminato, non me lo ricordavo, devo essere onesta, nell'anno precedente, nel 2023, ma forse anche nel 2022. Non mi ricordo più, questo vi fa capire tante cose, non me lo ricordo più e si chiama Il quaderno canguro di Abe Kobo, che ho scoperto essere un autore molto importante in Giappone, anche se io prima di questo libro non lo conoscevo e... È strana questa storia, è molto strana, sicuramente tanto tanto onirica, sicuramente gli obiettivi appunto di Abe, sembra di chiamare un mio amico di Abe, erano quelli di portarci al di fuori della realtà, in un mondo senza tempo, in una dimensione che davvero non aveva limiti temporali ma neanche spaziali. Sicuramente il romanzo non cerca di dare risposte, di fornire risposte al lettore, anzi di aprire nuovi interrogativi e di non colmarli alla fine di tutto, ma nonostante tutte queste prerogative, queste consapevolezze, non sono riuscita a coglierlo, non sono riuscita a coglierlo a pieno. La trama mi è piaciuta molto, ma è intelligente ma non si applica. Mi viene da dire così. C'è questo uomo che, mentre sta conducendo la sua esistenza nella più totale normalità, si accorge di uno strano prurito nella gamba, nelle gambe, e a forza di, insomma, controllarsi assiduamente le gambe, scopre che stanno crescendo dei germogli di daikon. Panico, ovviamente, perché non è del tutto normale che ti crescano degli alberi sulle gambe, e vabbè, non erano proprio alberi, però comunque delle piante, della vegetazione, e quindi si dirige in questa clinica specialistica in cui lo visitano e in cui poi viene sottoposto a una strana operazione, uno strano intervento. Non appena si risveglia lo mettono con tutto il lettino su cui era sdraiato, lo mettono fuori dalla clinica e gli dicono: guarda, noi non possiamo più fare più niente per te. Prende così vita una storia che non ha più nessun tipo di punto di riferimento, non so come dirvi, cioè tutto completamente in confusione. È un sogno, è la realtà, questo qui è in coma, è morto, è vivo e ha delle allucinazioni, che cosa sta succedendo? Non si riesce più a capire. E questa cosa non si riesce più a capire fino alla fine, cioè non è che ci sono poi dei risvolti che ci consentono di afferrare le dinamiche successe anche in precedenza, cioè non mi sono quadrati i conti alla fine. E questa cosa può essere stimolante in certe situazioni, in altre no. In questo caso vi dirò, non è stata così tanto stimolante. Sto tizio infatti fuori dalla clinica, su questo lettino, comincerà a muoversi grazie alla forza del pensiero, perché questo è un lettino di ultima generazione, super tecnologico, che si riesce a spostare in funzione di quello che uno pensa. Tu gli dici vai dritto, lui parte e va dritto, e così insieme al suo lettino fa tutta una gita in un mondo sotterraneo, nel sottosuolo, arriva anche vicino alle sponde del fiume Sanzu, in cui lui dovrebbe fare dei bagni termali per poter forse ripristinare l'equilibrio del suo corpo, forse abbattere, eliminare questi germogli di daikon, non si sa bene che cosa doveva succedere in questa storia. Fatto sta che ci sono proprio dei flash, delle parentesi in cui tu dici: ma che cosa sta succedendo? Ma in che senso? Cioè cosa vuol dire? Cosa mi sta a significare? Che cosa comporta questo nella storia? Ai fini della storia è utile, non è utile? Personaggi bizzarri, situazioni grottesche,
tutto ai confini della logica, della non logica, e ci sono secondo me tanti riferimenti che io non ho saputo cogliere, a partire vabbè da quelli forse un po' più lampanti che potrebbero essere dei riferimenti alla Divina Commedia. Il fiume Sanzu, spero si pronunci così, dovrebbe essere legato a comunque la morte per quanto riguarda la cultura nipponica, quindi ci sono comunque tanti punti che si potrebbero sviscerare meglio, su cui dovrei informarmi e approfondire. Però un po' troppo, secondo me, un po' troppo allegorico, un po' troppo sopra le righe. Tutto poi ruota attorno al macro argomento della metamorfosi. La metamorfosi che ha anche chiaramente quell'eco kafkiano sempre presente. Ho letto su un sito che Abekobo è anche molto legato al tema dell'identità. Pensa che l'uomo moderno non sia privo di identità, di caratterizzazione personale, propriamente soggettiva, ed è lui stesso a definire l'uomo del Giappone post bellico come uomo vegetale, facendo poi chiaramente un parallelismo con il racconto del quaderno canguro, perché c'è questo uomo che si trasforma effettivamente in una terra fertile per daikon, e quindi di conseguenza in un daikon, in un vegetale. E a me piaceva tantissimo originariamente l'idea, pensavo che sarei stata trasportata in un mondo speciale, veramente tanto sensoriale. Fino a un certo punto è stato così, quindi continuavo a ripetermi: no, questo libro wow, fantastico, cioè mi piacerà tantissimo. Poi man mano che andava avanti vedevo che continuava sempre di più a incasinarsi tutto, a intricarsi senza mai arrivare all'estremità, cioè al punto finale. Continuava sempre ad annodarsi tutto e il pettine, questo nodo, non è riuscito a scioglierlo. Questa cosa mi ha lasciata un po' così. Totalmente differente invece è stata l'esperienza con Storia di due anime. Anche questo è un libro estremamente confusionario, estremamente intricato, estremamente complicato, non tanto per la trama quanto per la metodologia attraverso cui può essere letto. Ci sono due alternative: o lo si legge in maniera tradizionale partendo dalla prima fino all'ultima pagina, o lo si legge attraverso la sequenza della baronessa, quindi partendo da una pagina che viene indicata nella prefazione del libro, per poi continuare seguendo le indicazioni che ci sono a fine di ogni capitolo. Cioè magari ti rechi a pagina 176, a fine capitolo a pagina 179 c'è scritto, c'è una manina con scritto vai a leggere pagina 81, e così tu continui a saltare a destra e a sinistra tra le pagine del libro e sei lo spettatore, il lettore di questa storia che prende vita intersecandosi nei secoli. Di questo libro ve ne ho parlato ampiamente anche in precedenti video, ho dedicato un intero diario di lettura a questa storia e ho anche dedicato un piccolo pezzettino nel video in cui vi parlo dei libri strani, libri ergodici, quindi avete tanto materiale per comprendere se può fare al caso vostro o comunque per confrontarvi se lo avete già letto. Per tutti quelli che non hanno ancora visto i video vecchi, Storia di due anime è un libro matrioska, ossia un libro che avvolge e include un altro libro, in realtà più libri, adesso cercherò di spiegarmi. Primo livello della matrioska, c'è questa baronessa che incarica un rilegatore di appunto rilegare tre manoscritti scritti da persone diverse in epoche diverse, rilegarli in uno unico, sotto il titolo di Storia di due anime. La baronessa però gli dice: se io ti do questo compito, tu non devi assolutamente leggere il contenuto dei manoscritti. Il rilegatore accetta l'incarico, ma poi viene a scoprire che la baronessa è stata uccisa, cioè che è morta, ma che potrebbe essere stata uccisa, perché è stato ritrovato il suo cadavere senza occhi. Secondo livello della matrioska, secondo strato, è l'effettivo libro che noi andiamo a leggere, quindi se lo si legge nell'ordine tradizionale ci si trova davanti a tre racconti differenti che hanno tre storie apparentemente slegate. Se invece seguiamo l'ordine della baronessa ci ritroveremo davanti a questi tre racconti che però sono intersecati tra di loro, perché effettivamente saltiamo da una parte all'altra, e quindi ci troveremo davanti ad un romanzo. Difficile dirvi di che cosa parla il romanzo,
senza fare spoiler, quindi vi dirò solo il macro argomento di ogni racconto e poi lo leggerete se vi interesserà. Dopo essere stato investito da una carrozza, Charles Baudelaire viene soccorso e portato in una villa subito fuori Bruxelles. Anche se lui non l'ha mai vista, la misteriosa padrona di casa dimostra di conoscere il suo passato fin troppo bene e gli fa una proposta inquietante. Questo è il primo manoscritto, L'educazione di un mostro. Secondo manoscritto, La città fantasma. A Parigi, davanti alla tomba di Baudelaire, un uomo e una donna si incontrano per la prima volta. Lui è un rifugiato tedesco, lei, Madeleine, è un'enigmatica appassionata di poesia. Con l'esercito nazista ormai alle porte, la città viene evacuata, ma i due decidono di restare. E in quei giorni di passione, Madeleine gli racconta una storia incredibile. La storia di due anime che si perdono e si ritrovano da quasi due secoli. E poi gli chiede di partecipare a un'asta, dove si venderà il manoscritto di un racconto inedito di Charles Baudelaire, L'educazione di un mostro. L'uomo la asseconda, rimanendo così invischiato in una serie di brutali omicidi che sembravano portare la firma dell'esclusiva ed elusiva società Baudelaire. Terzo e ultimo manoscritto, I racconti dell'alba. È la storia di Alula, colei che ricorda, e di Kohau, colui che dimentica. Una storia che comincia al tramonto del XVIII secolo in una sperduta isola del Pacifico e si dipana fino ad arrivare a Parigi nel 1940, davanti alla tomba di Charles Baudelaire, dove il cerchio si chiude o forse no. Tema centrale di tutto è l'amore, il concetto di amore nelle sue più diverse e disparate forme, che però attenzione non fa di questo libro un romance assolutamente, e le vicende di tutti questi personaggi che insomma sono protagonisti del romanzo, che prendono vita proprio grazie all'amore o in nome dell'amore, a causa dell'amore. Io l'ho letto secondo l'ordine della baronessa e per quanto mi rendo conto tutta la lettura sia stata comunque bella incasinata, intrecciata, sono arrivata alla fine capendo, mettendo un punto a tutta questa situazione. Apparentemente il finale sembra essere aperto, ma secondo una serie di teorie che ho esposto nel video, nel diario di lettura, sono arrivata a pensare che non è aperto. Porto a casa da gennaio questi soli due libri, ma in realtà io sempre a gennaio ne ho iniziati tanti altri che non avevo ancora terminato a fine gennaio, come Cambia l'abitudine di essere te stesso, che ho sia letto in cartaceo sia ascoltato in audiolibro su Audible, e cioè ve ne parlerò perché ho tante cose da dire, ma questo sarà un altro wrap up. Ho iniziato anche In montagna, la vita e i segreti delle farfalle, un saggio dedicato a questi splendidi insetti, e poi sempre a gennaio avevo iniziato La tribù degli alberi di Mancuso. Quindi avevo aperto tanti libri, ho iniziato tante storie diverse e portate a termine soltanto due, ma va bene così, i ritmi ogni tanto cambiano, bisogna sempre assecondarli, seguire le proprie velocità o in certi casi le proprie lentezze. A gennaio, come è risaputo, solitamente ci si mette a tavolino e si fa la lista dei buoni propositi per l'anno che viene, per l'anno che si sta svolgendo, in questo caso il 2024. Ma per i lettori, e anche questo è risaputo, gennaio è anche quel momento in cui si stila la lista dei libri da leggere, che si vorrebbero leggere, più o meno a breve. E anche io l'ho fatto, questa lista appuntata un po' in giro qua e là, ci sono libri che tra l'altro vorrei anche aggiungere e oggi volevo buttarla giù insieme a voi, proprio in un foglio che chiameremo TBR del 2024. Quest'anno non voglio essere ingorda, perché io so che poi succede come l'anno scorso, anzi come nel 2022. Nel 2022 ho fatto il calendario dell'avvento libroso, per il quale ho estratto a sorte 25 libri da leggere, tra quelli già esistenti, già presenti nella mia libreria. Nel 2023 mi sono completamente dimenticata di questa TBR, di questa lista, e quindi a fine 2023 non avevo portato a termine niente, forse qualche libro ma per puro caso. Nel 2024 andrò sicuramente a spulciare anche un po' nella TBR del 2023 per vedere se c'è qualcosa che voglio assolutamente recuperare, e poi voglio segnarmi pochi titoli, cioè contiamone 12 massimo da recuperare, perché poi ci saranno tutti gli altri che aggiungerò strada facendo. Quindi iPad alla mano, magari mi faccio una piccola lista che vi lascio anche a disposizione nell'info box e vediamo cosa viene fuori. Or dunque, in questo post-it mi ero segnata Il grande Gatsby, L'insostenibile leggerezza dell'essere, Ninfee nere, che sto leggendo adesso, Diario di Oaxaca di Oliver Sacks, Norwegian Wood, Il ladro di anime e Casa di foglie. Sì, io li metterei tutti all'interno della lista BR 2024.
poi bisognerebbe fare un po' un giro per vedere che cosa leggere assolutamente. Dunque, sarebbe bello recuperare uno di quei libri lassù che ho lasciato veramente lì a proliferare, a marcire, come ad esempio La nona casa e anche La vita invisibile di Eddie LaRue. Sì, uno di quei due titoli me lo segno sicuramente. Qui sotto c'è qualcosa che dovrei leggere, se non velocemente, quasi. Ah, tipo Il processo di Kafka. Questo sì, da segnare. Assolutamente La vita immortale di Henrietta Lacks. American Psycho mi piacerebbe leggere, anche in previsione magari della lettura di Le schegge. Poi qualche classico, cioè per forza, lì c'è qualcosa che mi interessa, Jane Eyre, ecco, quello sicuramente devo leggerlo perché mi vergogno di avere in casa così tanti classici e non aver letto alcuni dei più grandi. Là ce ne sono altri. Vediamo, non ci arrivo neanche con la vista fino lì. Beh, anche La peste sarebbe carino leggere, A vero essere di Fromm. Abbiamo sempre vissuto nel castello, che lo dico sempre che lo devo recuperare, ma alla fine non lo leggo mai. Poi cosa c'è? Qualche titolo di Aboca, indubbiamente. Primo fra tutti, forse, Ragionare meglio per vivere meglio. Quello mi ispira tantissimo. Quindi, da aggiungere anche La nona casa, Il processo. Ah, caspita, mi è appena venuto in mente anche 4321. No, questo lo devo inserire assolutamente. La vita immortale, Henrietta Lacks. American Jane Eyre. Mi sa che sono già andata oltre con il numero che avevo prefissato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono già arrivata. Vabbè, io ne aggiungo un altro po'. Dai, che non guasta mai. Facciamo una bella riga nuova. Incolliamo. Adesso forse non ne metto così tanti, però. Abbiamo sempre vissuto nel castello. Ragionare meglio per vivere. Poi un altro assolutamente che mi è venuto in mente è 10 piccoli indiani. Allora, io mi fermerei qui perché dopo rischia di diventare troppo e rischio di non portare a termine niente. Quindi, siamo arrivati a un totale di 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 libri. 15 libri da leggere nel 2024. Cioè, secondo me possiamo farcela. Sono forse un po' dubbiosa per i mattoni, quindi Casa di Foglie e 4, 3, 2, 1. Quelli forse sono un attimo i libri un pochettino più ostici. Però andrà bene. Ora le cose burocratiche, mi sta chiamando il commercialista. Pronto? Allora, aspetta un attimo che tiro fuori le cose che ti dovevo chiedere al volo. No, è corretto, non è il prossimo martedì, è quello successivo. Se possibile nella mattinata, così. Riuscite anche a darci un colpo di telefono prima di consegnare armadio? Ok, allora mi scrivo 9. Ok, perfetto. Grazie mille, allora. Salve, arrivederci. E anche gli armadi stanno arrivando, finalmente. Tra 2 settimane sono belli che montati nella mia casetta. A questo punto adesso faccio anche un salto nella casa nuova per controllare un po' come sono i colori e tutte le cose, per definire alcuni particolari, come ad esempio delle piastrelle che dovremmo inserire in un lato della vasca e in una nicchia in bagno. Vorrei vedere i colori dal vivo per capire appunto su quali tonalità orientarmi e per andare a vedere un po' di robe, perché poi in 2 settimane, da oggi fino al 27, bisogna stendere i parquet. I parquet, quanti sono i parquet? Il parquet. Bene, dai, andiamo a fare un giro. La vedo un po' tonda, io penso sia una femmina. È una femmina tonda, o sei un maschio tondo? Posso toccarti il cornino? Grazie. Revi passione capra, la ragazza che sussurrava le capre. Revi, ti sei fatta un'amica? Sì, è come me, è una capra. Anche te hai quel baffetto lì? Certo, anche le corna, vero? Era molto carina, abbiamo socializzato, gli ho fatto le coccoline nella pancia. Beh, apprezzava. Non si sa se era incinta. Beh, io spero di sì, se no mangiano un po' troppo, se no quelle capre. E invece tu? Hai fatto amicizia con qualcuno? Sì. Sì. Un paio di ragazze.
La giornata sta volgendo al termine. Sono le 22:58, io devo ancora finire di fare tantissime cose perché purtroppo le ore per me non bastano mai, dovrei avere delle giornate da 70.000 ore per essere contenta, ma bisogna sapersi anche prendere il tempo per fermarsi e questa è una cosa che sto imparando negli ultimi tempi, sto proprio cercando di ritagliarmi del tempo per fermarmi, anche solo per non fare niente, letteralmente niente, e non sono molto brava però in questo. Tra l'altro anche adesso dovrei controllare se riesco a prenotare l'appuntamento per fare il passaporto, perché ho già i biglietti, so già che per andare in Islanda non serve il passaporto, ma lo vorrei fare comunque per stare tranquilla, per averlo, e solo a quest'ora, pensate, si riescono a trovare appuntamenti per per giorni decenti, perché sennò me li dà tipo a settembre. Per farvi capire. In tutto ciò però ho assolutamente necessità di defaticare, prima di andare a letto, proprio un momento di defaticamento, di defaticare il corpo con uno stacco che non sia andarmi a stendere subito. Quando passo tanto tempo al computer, giornate come queste in cui veramente lavoro tanto davanti allo schermo, ho necessità di ritagliarmi un momento di intervallo tra l'essere super concentrata e attiva lavorativamente al momento in cui poi mi spengo e quindi non mi fa bene andare subito a sdraiarmi e quindi continuerò con l'ascolto di Ninfee Nere, quindi con la lettura, mentre coloro i mandala. Sono sempre l'espediente più efficace, lo strumento più utile per calmarmi, per rilassarmi, per stendere i nervi della mente. E pensate, io sto ancora colorando i mandala, i libroni che mi ero presa quando ero piccola, ne avevo comprati tipo 5 della stessa collana, sto ancora colorando quelli perché ne avevo presi talmente tanti, ce ne sono talmente tanti dentro un solo libro, tipo 200, 250, forse anche 300, che non li ho ancora terminati. Sto però arrivando alla fine di tutti i libri, infatti mi scoccia tantissimo perché non li riesco più a trovare e adesso ve li faccio vedere. Sono questi qui, in realtà ne ho altri 3-4 di libri là incastrati, ma non li tiro fuori perché sono troppo incastrati. E niente, questi due sono quelli che sto portando avanti negli ultimi anni, ecco, negli ultimi periodi. Questo è il mio preferito in assoluto perché è pieno di forme anche floreali, è mandala per tutte le stagioni e qui c'è scritto 115 disegni, pensavo di più. Li sto colorando nel corso del tempo e mi diverto tantissimo, mi rilasso moltissimo anche in quei momenti in cui non mi sento proprio bene fisicamente, magari ho la febbre, mal di testa o la nausea, qualsiasi cosa, colorare mandala e staccarmi proprio da tutto attraverso i disegni è sempre il rimedio più utile. Questo l'ho colorato ieri sera. Un altro che ho fatto ieri che mi è piaciuto tantissimo colorare è questo qui e trovo che anche l'abbinamento, l'accostamento dei colori sia bellissimo, mi mette un sacco di allegria. In realtà ieri ne ho colorati tipo 3. Anzi no, 4 anche. Ho colorato anche questo, forse questo l'ho fatto qualche giorno prima, questo l'ho fatto sicuramente quando ero più piccola. Stasera finirò questo. Stitches through our home.